Uno dei quesiti che viene spesso posto a Playlover è il seguente: come faccio ad essere percepito come un uomo di valore? Oppure, per darmi valore devo rispondere dopo 2 ore se lei ci mette un'ora? Ragazzi, il valore, cioè, non è quella roba lì. Come già detto in qualche altro video, è meglio essere di valore piuttosto che farsi percepire di valore. Se non sei un uomo di valore ma vuoi farti percepire di valore, significa che hai tanto fumo ma poco arrosto. Non è questo l'obiettivo didattico e formativo di Playlover, anche perché poi altrimenti i vari youtuber che hanno molto tempo libero iniziano a fare i dissing dei nostri contenuti. Quindi devo essere proprio preciso e rigoroso. In realtà è molto semplice: l'uomo di valore ha una vita di valore perché ogni giorno compie azioni di valore, ossia quotidianamente compie delle azioni ad alto impatto sulla sua persona e sulla sua vita. Facciamo degli esempi circa le azioni compiute da un uomo di valore. 1. Lavora. L'uomo di alto valore solitamente lavora tanto perché mira a raggiungere degli obiettivi ambiziosi, i quali richiedono tempo, impegno, energie. L'uomo di basso valore invece non fa nulla tutto il giorno perché non ha obiettivi. 2. Si forma. L'uomo di alto valore si forma, studia, arricchisce la propria mente, legge libri di spessore, si informa relativamente a ciò che accade nel mondo, eccetera eccetera. L'uomo di basso valore, l'ultimo libro che ha letto era in quinta elementare perché la maestra l'ha obbligato. 3. Non perde tempo. L'uomo di alto valore non è tutto il giorno su Instagram a far vedere anche quando va alla toilette. L'uomo di valore può comunicare sui social media, ma ricordati che durante il giorno lavora assiduamente per migliorare la propria vita. L'uomo di basso valore sta sui social a commentare negativamente video che non gli interessano e insulta le persone molto in vista. 4. Fa esperienze. L'uomo di valore ha qualcosa da raccontare perché pensa e riflette a tutto ciò che quotidianamente gli accade. Insomma, cerca di imparare qualcosa dalla sua vita passata per migliorare costantemente come persona. L'uomo di basso valore invece non pensa perché risulta essere troppo impegnato a guardare l'ultima serie TV su Netflix. 5. Cura l'immagine. L'uomo di valore cerca di costruirsi anche un'immagine di valore, ergo investe soldi per arricchire il suo guardaroba, oppure investe periodicamente un budget per la propria cura personale. L'uomo di basso valore pensa che l'immagine non sia importante, quindi ti dice che lui non butta soldi nel vestiario, preferisce girare sempre con indumenti vecchi e usurati. 6. Seleziona il suo circolo sociale. L'uomo di valore esce e si associa a persone di valore pari o superiore al suo. Hai mai visto un uomo di successo andare a giocare a carte con quelle persone che sono al bar ogni giorno? No! L'uomo di successo frequenta altre persone di successo. Gli amici del bar escono con quelli che girano sempre per il bar. 7. Fa accadere le cose. L'uomo di valore non si affida alla fortuna e non si lamenta della sfortuna. L'uomo di alto valore si adopera per far accadere le cose. Viceversa, l'uomo di basso valore aspetta che le cose accadano da sole per grazia divina. 8. Fissa degli obiettivi. L'uomo di alto valore ha degli obiettivi precisi, ossia ha un disegno chiaro di quello che vuole costruire nel proprio futuro. L'uomo di basso valore invece vive la giornata. Oggi è andata così e domani un altro giorno. 9. Dice le cose e le fa. E qui casca l'asino per quelle persone che si rivolgono a Playlover dicendo di voler fare qualcosa e poi non fanno nulla. L'uomo di alto valore, quando dice una cosa, la fa. L'uomo di basso valore dice A, pensa B e fa C. Quindi l'uomo di alto valore è credibile, quello di basso valore no. 10. Porta a termine ciò che inizia. Gli uomini di alto valore iniziano una cosa e la concludono. Gli uomini di basso valore, per intenderci quelli che mollano, iniziano tante cose e non ne concludono mezza. Lasciano tutto a metà. Mi fermo qui perché il video è già venuto troppo lungo. Potevo dilungarmi ancora, ma spero che tu abbia capito il concetto. L'uomo di valore ha una vita di valore perché ogni giorno fa azioni di valore per se stesso e per la sua vita.